Con la seconda edizione di Manufacturing Lab, EY ha coinvolto 400 imprenditori e AD in tutta Italia per confrontarsi sull'innovazione e la trasformazione digitale dell'industria manifatturiera italiana. Ho provato a fare quello che si chiama anche Open Innovation, quindi non più l'innovazione solo dentro la fabbrica, dentro i laboratori, ma un modo di fare innovazione più aperto, in cui si è cominciato in alcuni casi a coinvolgere anche le università, i centri di ricerca, le società di consulenza, le società di tecnologia, i fornitori, i clienti. Un percorso avviato ma comunque in salita, quello delle aziende manifatturiere. L'indagine EY Digital Manufacturing Maturity Index 2019 ha rivelato infatti che la scarsa cultura digitale delle imprese e le difficoltà a reperire figure professionali adeguate sono i principali ostacoli alla digitalizzazione. E quello che stiamo facendo, non dal punto di vista strumentale, è anche quello di supportare l'attività di aggregazione delle aziende nell'ambito delle filiere. Aiutiamo le aziende ad aggregarsi, le accompagniamo sul mercato dei capitali, mettiamo a disposizione capitali pazienti e capitali di medio-lungo termine, sia dal punto di vista del debito che dal punto di vista dell'equity. Le aziende innovatrici, quelle con uno stato più avanzato di sviluppo digitale, sono solo il 14%, il 49% invece ha già avviato progetti pilota per una transizione graduale verso il digitale, mentre circa un terzo, il 37%, è ancora in una fase sperimentale. Ora dobbiamo far sì che queste tecnologie si trasformino in veri e propri progetti di trasformazione delle imprese in chiave 4.0. E credo che da questo punto di vista un ruolo decisivo possono averlo la creazione di una struttura di competence center e digital innovation hub che servono proprio per avvicinare le imprese al mondo del 4.0.